Siccome ero sempre in giro in bicicletta, sovente andavo a Condove, perché lì avevo conosciuto anche dei ragazzi partigiani. C'era un posto dove, una bettola, dove se mi trovavo da quei paraggi a mezzogiorno, andavo lì, posavo la bicicletta in cortile e mangiavo qualcosa lì. Un giorno entro lì per mangiare, la padrona mi dice: "Non si fermi qui, vada via, perché tra un po' arrivano tre ufficiali fascisti, tre tenenti fascisti, perciò vada via." E allora dico: "Ma se mangiano loro, mangio anch'io." E la signora insisteva, diceva: "Ma sa, dia qualcosa in fretta." E mi sono fatta portare anche un quarto di vino. Ho imparato a berlo dal partigiano. Mentre mangiavo, ero già alla fine, entrano questi tre tenenti, vedo che mi guardano, che si riuniscono, si dicono qualcosa, uno si stacca e viene da me e mi dice: "Adesso lei viene con me." Io lo guardo e gli dico: "Prima bevo il mio vino." E lui è rimasto esterrefatto, pensava che io facessi chissà cosa, per piacere, no? Mi ha aspettato, quando io ho finito di bere mi sono alzata e siamo andati. E mi ha portato in un ufficio loro. È incominciato un interrogatorio. Non mi ha fatto niente, no? Solo domande. Non mi ha picchiato, niente. Mi chiedeva, ad esempio, mi ha chiesto: "Lei è maestra, se adesso fosse a scuola, cosa insegnerebbe ai bambini di questa guerra? Parlerebbe bene di noi o di chi?" E io gli ho detto: "Coi bambini, vuole mica che io dica che gli italiani si combattono tra loro. Io direi ai bambini che si deve amare l'Italia e tutti gli italiani." E ho ripetuto questo finché si sono stufati e non mi hanno più chiesto. Poi prendono la borsa, guardano: "Cos'è questo?" E c'era quella piccola pallottolina della mia Browning, proprio piccola. E io le dico: "Ma quello è un portafortuna, c'è la guerra, invece di mettermi una sciocchezza tengo questo." E poi allora mi dicono: "Ma perché è venuta qua?" E questo era vero. Ma io ho portato un paio, non so più se erano dei pantaloni o una giacca, ho portato in tintoria, erano dei pantaloni, un paio di pantaloni. Allora dice uno: "Va a chiamare quella tintoria, questa qui è arrivata lì, spaventatissima." Loro le facevano le domande. Allora, le hanno portato i pantaloni questa signorina: "Oh, io non so niente, io non so niente." Allora dico al fascista: "Posso chiedergli una cosa?" "Sì." "Senta, signora," l'ho detto, "quando io le porto un pezzo da lavare, lei mica sa come la penso io, non lo sa se sono fascista o comunista, cosa sono." "No, no, no, io non so niente, non c'era, era fuori di testa." Persino i fascisti hanno detto: "Sì, non lasciamola perdere, vada pure, signora." E è stato così. Poi mi dice: "Adesso andiamo insieme, andiamo via da qui. Scendiamo." Io gli chiedo: "Dove andiamo?" "Andiamo dai tedeschi." "No." "E come mai?" "Perché anche qui, da qui capisci che i tedeschi erano proprio i servi dei tedeschi, i fascisti. Perché tutti gli arresti che facciamo, tutte le persone che arrestiamo, dobbiamo consegnarle ai tedeschi." Forse perché anche loro avevano bisogno di fare degli scambi, no? Li portano lì, mi lasciano lì, c'era un colonnello
che mi ha fatto l'interrogatorio su una tavola dove c'era una cosa piena di dolci, ma bellissimi. E io guardavo, sentivo lui, guardavo i dolci. Non me li ha offerti. Ma era gentile, mi faceva le domande, io gli dicevo non lo so, no, non lo so, ma non lo so. Anche lì nessuno mi ha fatto niente, neanche un giorno mi ha mantenuto lì in specie di carcere, in un'aula, ha messo una, come si chiama, una draio, come si mette? Una branda in un'aula della scuola, perché quella era una scuola, e mi ha tirato giù le tapparelle, le persiane, ho chiuso le persiane e io stavo lì, e mattina, pranzo e cena veniva un sergente e mi portava, mangiavo come nei campi di concentramento, perché io non credo che lì mangiassero così i tedeschi, mangiavano bene loro. A me davano una fettina di pane, quello schifoso, e sopra c'era una patina bianca più schifosa ancora, e basta. A pranzo un'altra cena, a colazione un affare da bere. Ma quindi hanno deciso di arrestarti? Quindi hanno deciso di arrestarti? Sì, di tenermi lì in arresto, Ah no, dovevamo fare uno scambio di prigionieri, ma l'ho saputo poi dopo. Lì sono stata 20 giorni e poi un giorno mi chiamano e il colonnello... No, prima è successo questo. Un colonnello di Susa, che mi conosceva perché una volta ero andata da lui per parlare con il suo prigioniero, il prigioniero gli aveva detto che non sapeva chi era, allora lui va via, Raus, è venuto a vedere e ha detto all'altro che ero proprio io, quella là, voleva portarmi, questo me l'ha raccontato il colonnello che mi teneva lì, voleva portarmi via per impiccarmi a Susa per dare l'esempio. Il colonnello questo voleva scambiarmi, non l'ha lasciato, no? E me l'ha raccontato. Com'era gentile quello lì. E dopo 20 giorni mi dice, anche prima, mi dice deve scrivere una lettera, aveva un interprete perché parlava italiano, una lettera al suo comandante per chiedere lo scambio dei prigionieri. Va bene. Io ho due volte me l'ha fatto scrivere, ho scritto delle lettere che il mio comandante le ha tenute per sempre, perché io scrivevo questo mi chiedono i tedeschi, però io lo sai, non ho paura di morire, tu non devi tener conto di me, devi tener conto dell'interesse della brigata, così scrivevo io. Quindi era stato chiarito che tu eri una partigiana? Sì, sì. Come si è chiarito? In nessun modo, dalle lettere, credo. Non mi faceva più domande, mi teneva lì. L'avevano capito, no? E così queste lettere sono servite però per organizzare lo scambio. E quel giorno lì, com'è andata? E scendiamo. Ah no, c'è un'altra cosa prima. Che una sera portano lì una giovane che piangeva e una branda. Questa qui non finiva più di piangere. E io ero lì, mi dava un fastidio. E non la smetteva. E a un certo punto le dico, ma insomma, ma che cos'hai? Cosa ti è successo? E lei mi dice, singhiozzando, che era partigiana in un posto che io non conoscevo, cioè dopo, nella valle che io non conoscevo, no? Verso Torino, che l'avevano arrestata
E non sapeva, però mi diceva, però domani mattina mi lasciano andare. Io ho capito che volevano farmi parlare, no? E io una cosa l'ho detta e ho avuto la conferma che era lì per quello. Io l'ho detto, se domani mattina ti lasciano andare, devi dire, lì c'era un bar, a pian terreno, perché era una scuola e lì c'era anche un bar. Devi dire alla signora del bar che mi faccia avere una corda, io scappo. E questo l'ha riferito. Il giorno dopo arrivano su i tedeschi, la finestra fino allora non aveva avuto le imposte chiuse. Mi ha chiuso tutte le imposte, così non poteva più scappare, tanto figurati. Quando organizzano per lo scambio, scendiamo e io mi trovo altri giovani che io conoscevo già, anche loro, tutti arrestati. Così ho fatto tutto il mucchio e ci hanno portati su un lungo ponte che attraversa la Val di Susa e che saliva sulle montagne di un'altra brigata, no? E eravamo lì ad aspettare, no? I partigiani non arrivavano. Niente, aspetta, aspetta, i tedeschi erano già lì, impazienti. A un certo punto vediamo sulla montagna arrivare una cosa bellissima, sta fila di ragazzi tutti vestiti di bianco. Figura di noi partigiani eravamo stracciati, tutti questi qui non erano garibaldini, erano Badogliani. neanche badogliani, non so più cosa fossero, adesso mi sfugge, erano tutti vestiti, era una cosa bellissima e c'erano anche i prigionieri tedeschi e il colonnello subito mi dice, qua tutti malandati, noi bravi. Voi tutti, figurati come avevano trattato bene me senza mangiare quasi. Arrivano giù e c'è stato lo scambio dei prigionieri, che è stata una cosa bellissima dopo, Eravate contenti. no? Volevo dire che nessuno, né fascisti né tedeschi, non mi hanno picchiata. Perciò sono stata sempre fortunata e non capisco perché, con tutte le cose che hanno fatto gli altri. Sono Meno male che ogni tanto. stata fortunata. E altre cose non so più cosa raccontare. Ma quanti eravate a fare lo scambio, quindi? Ah, i tedeschi erano tanti. Cerco quel foglio di quello lì. Ho ricevuto quella lettera di uno che era lì, che scambiava i tedeschi con me. Era di quella brigata lassù, quello lì che mi ha scritto cara sorella, e mi ha detto che c'era anche lui lì. Come li avevano catturati questi tedeschi? Te l'ha raccontato poi? No? No, è un'altra brigata, non lo so.